Punto 6. Interpellanze, interrogazioni, risposte. Era stata presentata il 29 novembre un'interrogazione da parte del consigliere interpellanza da parte del consigliere Sartini. Non era stata messa in discussione il giorno 30 perché non c'era il tempo tecnico per preparare la risposta, avevamo concordato al primo consigliere comunale, al primo consiglio comunale utile. Quindi do la parola al sindaco per la risposta. La lettura del testo dell'interpellanza. Premesso che la legge 12 marzo 1968, norme per il diritto del lavoro dei disabili, prevede l'articolo 3 che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere le loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui è l'articolo 1 della stessa legge, collocamento disabili. La stessa legge prevede per un comune con le caratteristiche di mercato, ovvero con più di 50 dipendenti, che il numero di assunzioni di cui è l'articolo 1 sia del 7%. L'assunzione obbligatoria dei disabili e delle categorie protette, di cui l'articolo 18 della legge, è un obbligo di legge, è un diritto dei disabili e delle altre categorie protette, prima che un dovere di solidarietà. Considerato che il Comune di Vimercate risulta inadempiente agli obblighi di legge sulle assunzioni obbligatorie dei disabili ai termini della legge citata in premessa, come si evince dal prospetto informativo, redatto ai sensi dell'articolo 9, consultabile presso gli uffici competenti, la misura di assunzione obbligatoria per il Comune di Vimercate risulta di 11 persone, di cui 10 disabili e 1 quota di riserva, ai sensi del citato articolo 18 della legge stessa. Dal prospetto informativo citato risulta che il Comune di Vimercate ha alle sue dipendenze 6 disabili e nessun assunto appartenente alle categorie protette articolo 18, per cui risulta che il Comune abbia una scopertura totale di 5 lavoratori da assumere, di cui 4 disabili e 1 categorie protette. Tenuto conto che i datori di lavoro che non hanno utilizzato strumenti di mediazione, come convenzioni, e che non sono in sospensione occupazionale, sono soggetti all'avviamento numerico obbligatorio da attivarsi da parte degli uffici competenti, la scopertura risulta sia perpetuata nel tempo e che la legge 6899, l'articolo 15,3, prevede che ai responsabili di inadempienze di pubbliche amministrazioni si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. La legge 6899, l'articolo 15,4, prevede una sanzione pecuniaria amministrativa per i datori di lavoro pubblici e privati che non abbiano provveduto a coprire la quota d'obbligo di cui è l'articolo 3 della medesima legge. La sanzione per l'anno 2011 è fissata con decreto 15 dicembre 2010 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nella misura di €62,77 giornaliere per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato. Si chiede di conoscere i motivi delle gravi inadempienze agli obblighi di assunzione dei disabili e delle categorie protette previsti dalla legge 12 marzo 99 numero 68, di indicare se e quali provvedimenti si intendono adottare per ottemperare agli obblighi di legge, fornendo un'indicazione sui loro tempi di adozione. In caso di applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, che risulterebbero di significativa importanza, dove e come si troverebbero le risorse per pagarle? Fin d'ora facciamo presente che sarebbe immorale e ingiusto caricare queste sanzioni sul bilancio comunale e quindi sui cittadini, visto e considerato che sarebbero la conseguenza di decisioni consapevoli e continuate nella direzione del personale del Comune di Vimercate. Grazie. Interpellanza datata 28 di novembre 2011. Presentata dal consigliere comunale Francesco Sartini, risulta priva di ogni fondamento rispetto a tutti e tre i quesiti posti. La sottoscrizione in data 25 novembre 2011 di una convenzione tra la provincia di Monza della Brianza e il comune di Vimercate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 68 del 99, mi fa affermare che di nessuna grave inadempienza il comune di Vimercate si è macchiato, che sono stati adottati tutti quei provvedimenti che ci consentono di essere ottemperanti agli obblighi di legge e che quindi neppure si pone la questione di decidere dove imputare sanzioni pecuniarie e amministrative che non ci sono e non ci sono mai state. Potremmo fermarci qui nella risposta se non fosse che, vista la delicatezza del tema e soprattutto viste le notizie e le letture fuorvianti divulgate da alcuni organi di informazione locale, corredate anche da dichiarazioni di esponenti locali di forze politiche, mi sento in dovere di riportare la vicenda ad elementi di verità, questo a tutela dell'amministrazione e dei funzionari di questo comune, coinvolti per settimane in un'immagine lontana dalla realtà dei fatti, tanto da indurmi oggi a rendere conto della regolarità delle procedure svolte e degli sforzi che il nostro comune svolge da anni
per operare secondo ed oltre la legge sul sensibile tema della tutela dei diritti dei disabili. Innanzitutto le procedure. A seguito del prospetto informativo, che è quel documento che di fatto costituisce domanda di invio al lavoro, questo per la precisione, che il nostro comune ha regolarmente inviato alla provincia entro il 31 gennaio 2011, sono stati avviati scambi di corrispondenze e di incontri con la provincia stessa per definire le modalità con le quali dare corso agli obblighi posti dalla legge, ben prima che anche la stampa si occupasse della questione. A questo proposito valga una mail della provincia in data 31 maggio, un incontro il 14 giugno 2011, una comunicazione mia alla giunta nella stessa giornata, altre comunicazioni e telefonate il 16 giugno e il 22 giugno 2011, fino ad una lettera a firma mia e dell'assessore alle politiche sociali in data 13 luglio 2011, alla quale non abbiamo mai avuto formalmente risposta da parte della provincia, eppure dando corso, dopo altri incontri e con delibera di giunta del 22 novembre, alla stipula della convenzione firmata in data 25 novembre 2011. Le polemiche suscitate a questo riguardo da parte di alcuni organi di stampa locali sono dunque state sollevate mentre si stava svolgendo una normale istruttoria, senza alcun ritardo del Comune, allo scopo di definire le più opportune modalità di adempimento e per darvi corso. Nessuna inadempienza, né tantomeno, consigliere Sartini, decisioni consapevoli o continuate della direzione del personale del Comune di Mercate. Tutto era ed è sempre stato svolto alla luce del sole, con documenti protocollati e comunicazioni alla Giunta. Certo, sul tema del collocamento al lavoro dei disabili, credo sia lecito porre anche una questione di carattere politico. Sulla reale efficacia della legge, ad esempio, laddove anche l'ex ministro Sacconi, nel corso della presentazione dell'ultimo libro bianco sull'accessibilità e mobilità urbana, ha messo in luce punti deboli della normativa, che non evita condizioni per le quali a trovare lavoro sono solo persone con forme lievi o meno complesse di handicap, mentre i più gravi continuano a combattere inutilmente per trovare un impiego. O ancora, laddove in altre province, anche a noi vicine, ecco, proprio per risolvere problemi come quello appena evidenziato, sono praticate forme di inserimento particolari non espressamente previste dallo stretto dettato normativo, come l'adozione lavorativa interna, ripeto, ci si può confrontare a questo riguardo con pratiche in uso presso la provincia di Lecco, comportando quindi un'applicazione diseguale della legge sui territori ed altro ancora. Credo sia lecito porre una questione politica rispetto al contenuto della legge. Che il sindaco di Vimercate abbia posto la questione relativa al fatto che il comune divenga il terminale di tutte le strozzature normative ed economiche possibili, nel momento del quale è privato di serie e realmente autonome leve impositive e della possibilità di articolare un'autonoma politica del personale, magari viene chiamato a rendicontare presso la Corte dei Conti regionale sulla spesa di personale e venga però richiamato come giusto a fare la sua parte per il collocamento dei disabili, beh, credo che sia altrettanto lecito per il sindaco di Vimercate porre una questione politica, non per sottrarsi a un obbligo, ma per rivendicare politicamente a livello istituzionale provinciale la necessità di avere maggiori strumenti per adempiere a quell'obbligo nella sostanza, non nel freddo e formale adempimento di una convinzione firmata con la quale sentirsi a posto con la coscienza oltre che con la legge, una convenzione magari da rinnovare a scadenza se non adempiuta fino in fondo. Perché al di là degli obblighi di legge, il Comune di Vimercate ha fatto e sta facendo molto, certo non potendo tutto quello che vorremmo, nei confronti di chi si trova nella drammatica situazione di vivere la propria disabilità o quella del proprio caro. Il Comune di Vimercate è stato con gli altri comuni di offerta sociale promotore proprio di un servizio per agevolare e governare il difficile processo di inserimenti lavorativi presso le aziende, presso gli enti pubblici, è l'ufficio inserimenti lavorativi di offerta sociale, appunto, che è stato costruito proprio con l'apporto fondamentale ed è nato in questo comune. Ancora, con l'accordo che nel 2005 insieme agli altri comuni di offerta sociale abbiamo sottoscritto insieme all'assemblea del terzo settore
per il sostegno allo sviluppo delle cooperative di tipo B, che come sappiamo occupano molto personale affetto da disabilità, alla quale oggi, sono dati di bilancio nostra, destiniamo oltre il 15% della spesa di bilancio per prestazione di servizi. Ancora le precedenti convenzioni della quale è stato firmatario il Comune di Vimercate, ma ancora gli spazi che abbiamo dato nella scuola per realizzare un CSE nel quale sono serviti e nel quale sono accolti ragazzi di Vimercate ma anche non di Vimercate. Ancora destinando un'area per il CSE adulti, facendosi quindi carico come Vimercate di un bisogno del territorio e condividendo da questo punto di vista una responsabilità con gli altri comuni di offerta sociale. Ancora, giusto per citare qualche elemento di sensibilità e di attenzione, le ore specificamente dedicate con progetti specifici dalla Polizia Locale nella tutela della sosta per i disabili, o ancora le risorse che mettiamo per le politiche a sostegno dei ricoveri e dell'assistenza per le famiglie e per il sostegno per le famiglie che hanno la responsabilità di vivere questa situazione. È in questo contesto di azioni che ho voluto sintetizzare che il Comune svolge il proprio ruolo di promotore di servizi ed assolve i suoi obblighi istituzionali sul tema della disabilità, sulla base di un mandato politico chiaro, cercando di andare al di là dello stretto dettato normativo, che pure rispettiamo, ad operare con una azione rispetto a questo di promozione, rispetto a politiche di sostegno alla disabilità. Io ho solo un piccolo rammarico, è quello che cioè mettere in mezzo nell'agone politico un argomento così sensibile, così delicato, nel quale devo dire poi ciascuno entra con la propria sensibilità anche personale, credo che sia probabilmente qualcosa che avremmo potuto magari svolgere in una maniera differente, pur nella legittimità di porre delle questioni, ma magari con qualche tono e con qualche accentuazione più volta, che fosse più volte ricercare la possibilità di fare meglio, perché può sempre essere possibile fare meglio, e non di cercare per forza dei colpevoli o delle responsabilità. Grazie. Grazie Presidente, apprezzo l'illustrazione che il Sindaco ha fatto di quella che è l'azione del Comune rispetto all'assistenza sociale. Io credo che qua l'interpellanza volesse vertere su un tema più particolare. È stato indicato come nell'ultimo anno si siano svolte delle azioni tese a stabilire con la provincia, comunque con gli uffici competenti, una convenzione che permettesse al Comune di rientrare nei parametri della legge di cui abbiamo discusso nella lettera di presentazione. La legge è una legge del 99, una tale convenzione era già stata stipulata il 1 luglio del 2002, quindi la convenzione esisteva già e il Comune aveva già preso un impegno d'assunzione per quanto riguarda i disabili. Alla data della stipula della convenzione risultava che fosse un disabile assunto in forza al Comune sui 10 che il parametro calcolava. Nella convenzione veniva stabilito che in sostanza due disabili dovessero essere assunti nel primo anno della convenzione, quindi fino al 30 giugno 2003, e poi un disabile per anno fino al completamento. Al 31 dicembre risulta che il Comune abbia assunto un altro disabile, il 16 dicembre 2003 un altro disabile, quindi all'interno del primo anno di convenzione il Comune era apparentemente in linea con quello che era la convenzione. Nel 2004 e nel 2005 non ci risulta che sia stata fatta nessuna assunzione in merito. Il 16 ottobre 2006 ci risulta che sia l'ultima assunzione. Queste assunzioni sono tutte, da quello che risulta, di personale part-time. La legge prevede sia come base di computo per il calcolo dei disabili da assumere, sia come base di efficacia delle assunzioni, quella del computo dell'orario, quindi in realtà queste unità contano meno di uno, però non è questo evidentemente il centro. La convenzione scade quindi il 18 aprile 2010, la convenzione non è stata rispettata nel suo percorso, questo è quello che ci risulta. Da quello che ci risulta quindi la legge prevederebbe purtroppo delle sanzioni, e in base a questo era una delle nostre preoccupazioni, oltre ovviamente a far sì e a cercare di tutelare anche con queste sollecitazioni che possono apparire ovviamente particolarmente acide,
nella loro espressione, quello di tutelare una categoria che a nostro avviso deve essere protetta con ogni modo, anche con il rispetto della legge. Credo che sia giusto porre delle questioni politiche in merito alle leggi, credo che però si debba anche sforzarsi di rispettarle queste leggi, oppure di prendere delle azioni coerenti rispetto al ruolo che si gioca in questi termini. Nel comunicato stampa che è già stato emesso, diciamo in risposta a quanto è uscito sulla stampa su questo tema, si fa un riferimento indicando che va aggiunto che stante l'andamento costante e la crescita del numero di dipendenti in forza del comune di Mercate, nel giro di alcuni anni la scopertura di 4 posti di cui sopra sarà riassorbita, purtroppo non per l'aumento del numero di disabili accolti in comune, ma per l'ulteriore incombente e irreversibile diminuzione di tutto il personale comunale. Facendo 2 conti, ovviamente col beneficio di poter commettere degli errori, risulta intanto che dal 2001 ad oggi il valore base per il calcolo delle assunzioni risulti sostanzialmente in crescita, non in decrescita. E in ogni caso, per poter essere aderenti alla normativa, quindi 6 disabili assunti, la base del computo dovrebbe scendere a 92. Questo rispetto ai 175 dipendenti che risultavano dal 2012-2010 significherebbe perdere 45 posti di lavoro, senza contare le posizioni di dirigenti e personale non amministrativo. Quindi in questo senso siamo doppiamente preoccupati, perché se questa è la prospettiva che ci si pone davanti per rientrare nell'aderenza alla convenzione, quindi alla legge, ci stiamo ponendo di fronte a una prospettiva in cui il personale del comune viene notevolmente decimato. Ricordiamo poi che una circolare del 2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica del Consiglio dei Ministri chiarisce che le assunzioni d'obbligo di legge sono escluse da qualsiasi divieto d'assunzione, quindi ci sembra che non ci siano le condizioni per imporre una limitazione all'assunzione di personale rispetto a questa categoria. Mi fermo solamente a questi punti e voglio prendere atto che ci siano degli sforzi in corso per cercare di risolvere la questione, però non mi ritengo soddisfatto dall'indicazione rispetto ai quesiti che abbiamo posto, e in particolare a mio avviso l'inadempienza rispetto all'obbligo delle assunzioni c'è stata, la convenzione è scaduta senza averne rispettato i riferimenti, e quindi comunque, per quanto si cerchi adesso di metterci una pezza, ci sono cose che nella gestione non sono andate. Grazie. Grazie consigliere Santini.